Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete detto dal titolo, oggi vi dirò come scaricare le canzoni nonostante la nuova legge approvata praticamente proprio per le norme del copyright. Ci sono due metodi, il primo è sicuro, cioè il primo è meno sicuro, il secondo è sicuro al 100% che funziona. Il primo è quello di scaricare un'applicazione che si chiama TubeMate. Una volta la potete scaricare la canzone da YouTube, poi TubeMate vi farà scaricare un'altra applicazione per completare il download. E arrivato a quel punto l'applicazione dirà se convertire il video in audio oppure rimanerlo in video e salvarlo. Se non funziona convertendo in audio, provate a convertirlo in video. Comunque l'audio vi sentirà molto bene, avete la vostra canzone. Se invece non funziona, purtroppo l'unico metodo attualmente penso disponibile per fare il download della canzone è quello di registrare lo schermo. L'unico svantaggio è che l'audio sentirà leggermente a bassa voce, è una maniera tra virgolette più strana, però comunque la canzone si sentirà abbastanza bene. Penso che attualmente gli unici due metodi sono questi per scaricare le canzoni, perché un giorno fa ho provato a scaricare le canzoni da internet oppure da un'altra applicazione, e in pratica l'applicazione, per non perdere comunque utenti, faceva scaricare sempre la stessa canzone però cantare un altro cantante, una persona qualsiasi su YouTube, in modo da non avere problemi con diritti, cioè, del cantante, dell'autore, non del copyright. Gli unici due metodi sono quelli. Se no c'è anche un terzo metodo, ovvero quello di scaricare proprio i video da un'altra applicazione, cioè con tutti i metodi per scaricare i video, però se non va potete provare a usare un'altra applicazione per scaricare i video, tipo Downloader, Video Downloader, non mi ricordo bene perché i nomi sono cambiati, però TubeMate è la migliore per scaricare, quindi dovrebbe funzionare un 50-60% e niente, spero che vi sia piaciuto. So che avrò molti dislike, però cioè, già è già un vantaggio fare questa cosa. Se funziona, dovrebbe funzionare un 50-60% e quindi niente. Spero che vi sia piaciuto, spero comunque apprezzare il mio sforzo per cercare di farvi scaricare le canzoni, perché è una cosa, diciamo, da un 50% giusta ma anche molto sbagliata questa nuova legge, però questo è accaduto e ci becchiamo al prossimo video, bene.